Amici di Casa di Vita, eccoci per un nuovo appuntamento con la bontà e il benessere in tavola. Sono come sempre in compagnia del mio chef di fiducia. È sempre un piacere. Stefano, ciao. Allora, oggi facciamo una ricetta leggera ma completa. Allora, abbiamo un'insalatina mediterranea di farro, gamberi, ananas, cocco e basilico. Allora, cominciamo elencando gli ingredienti che ci serviranno. Allora, abbiamo naturalmente i nostri gamberi, poi il succo di limone, olio extravergine d'oliva, sedano bianco, cocco, un po' di ananas, del sale, del basilico. Ho detto tutto, no? Manca il farro naturalmente. Allora, cominciamo dal procedimento più lungo. Ok, allora, la cottura del farro. Come facciamo a cuocere il farro? Allora, questo tipo di farro è un farro perlato, sì, che ha subito un trattamento termico che ci permette una cottura più breve. Quindi impiegheremo solo 15 minuti in acqua bollente anziché 40. Quindi risparmiamo un sacco di tempo. Andiamo a versarlo. Ok. Perfetto. A questo punto io ti devo lasciare la scena, perché okay, devi sapere che iniziamo a preparare gli ingredienti. Ecco, l'ananas non l'ho mai tagliato, quindi okay, ti lascio. Allora, per facilitare il tutto, tagliamo il ciuffo, ok? Qui. Ok. Tagliamo anche il fondo dell'ananas. Sì. Bisogna essere un po' pratici, ecco, lo tagliamo per fare questo lavoro. Questa la teniamo da parte, tanto non c'è necessario. E facciamo ancora un'altra metà, quindi due spicchi. Due spicchi. A questo punto leviamo la buccia. Il torsolo, che se che risulterebbe duro, meglio di più. A questo punto, eliminato. A questo punto siamo pronti per fare delle fettine più sottili e per fare i dadini. Quindi tagliamo il nostro ananas a dadini. Ok. Allora, nel frattempo noi abbiamo allora il nostro farro che sta andando avanti. Perfetto. Abbiamo. Ok. Ok. Vedo che c'è anche del, come abbiamo detto, ai nostri facciamo vedere anche del sedano. Il sedano bianco come si prepara. Allora, l'importante è levare i filamenti che risultano anche questi fastidiosi alla bocca. Quindi leviamo via tutto. Ok. E andiamo a tritarlo finemente. Come nel procedimento precedente ce l'abbiamo già pronto. Ok. E ci siamo. Ci siamo a questo punto. A questo punto direi di farti provare a pulire i gamberi. Allora, facciamo vedere come si fa, almeno cerchiamo di farlo nella maniera corretta. Allora. Ok, partiamo così dalla pancia. Ecco. Perfetto. Noi l'avevamo già fatto prima. Eccoli qua. I nostri gamberi sono pronti per sì, essere messi acqua salata bollente, okay, e li mettiamo a bollire. Bene. A questo punto come siamo messi con il farro? A questo punto ti ho facilitato un po' il lavoro. Grazie Stefano. Attendere 15 minuti sarebbe stata un po' troppo lunga, te l'ho già preparato. Benissimo, allora il farro allora, è pronto per essere condito. Per grazie, essere condito. Con gli ingredienti che abbiamo smanizzato. Allora, cominciamo dall'ananas. Io intanto do un'occhiata sì, in gamberi, ok? Allora, aggiungiamo l'ananas. Il cocco. Passiamo al sedano. Ecco qui. Ci va un pizzico. Pizzico di sale per aggiustare il sapore. Con un cucchiaino mi aiuto per aggiungere il succo di limone. Ok. E un po' d'olio. E un po' d'olio. Per i gamberi basta veramente pochissimo. Perché per cucinare, sì, sono veloci. Okay. Ok. Sono quasi pronti. Mescoliamo.
di un ialomo. Perfetto. Mi passo un cucchiaio. E andiamo ad amalgamare. Grazie. Veramente è stata una ricetta velocissima, semplice, appunto completa, perché abbiamo sia i cereali, abbiamo il pesce, la frutta e la verdura. Adesso che si è un po' intiepidito anche il gambero, andiamo ad aggiungere delle foglie di basilico che danno un po' di freschezza, sminuzzate sempre come così, in maniera molto grossolana. Sì. Benissimo. Ok. A questo punto possiamo impiattare. Qui. Ci siamo. Ok. Grazie Stefano. E che dire, casa di vita, bontà e benessere in tavola.